lasciano il tempo, quelli che non vorresti mai. Sembrerebbe tutto normale, ma qualcosa diverso è lo c'è. C'è una donna davanti a un portone, con le lacrime agli occhi, e tu l'hai cercata nei giorni seguenti. È una bella giornata con questo bellissimo sole caldo, ringrazieranno tutti quelli che sono avanti. È popolata la piazza che ti uscia. Sì, sì. Ciao, e tu chi sei? Che fai qua? Coraggiose. Sì, e questa è la festa delle mamme coraggiose, di tutte le donne coraggiose. Ci posso stare? Che dici, Ro? Che dite? Lo facciamo restare qui con noi? Sì. Come che ti fa dire no, bel bambino? Posso chiamare gli amici. E perché hai pure degli amichetti qui. E dove sono? Sì, li puoi chiamare. Forse li vedo, eccoli che sono lì. Venite, venite, salite. Mamma mia, quanti sono! Ti erano raccolti veramente bene, Carmen. Sì, dato che siete qua, allora. E come lo sai tu? Perché la mia mamma è coraggiosa. Cosa fa di tanto coraggiosa la tua mamma? Perché con la macchina guida per le strade di Pediglia Policastro e ce ne vuole. Vedi? Sono d'accordo pure loro, quindi ci vuole tanto, tanto coraggio. E poi chi c'è oltre? Ah, lei, quindi abbiamo... Come ti chiami? Sono Francesca. Francesca, cosa vuoi dire della tua mamma? È pure coraggiosa come la mamma di Serena? Sì, è forte e coraggiosa. E perché? Perché quando litigo con mio papà, vince sempre lei. Ah, quindi... Bisogna dar atto. Grande la mamma di Francesca. Bisogna dar atto che i bambini già sanno che noi donne vogliamo sempre avere la ragione, sì, dai. Sì, ovvio. E poi chi abbiamo che vuole dire qualcosa? Lei. Come ti chiami tu? Maria Francesca. E Maria Francesca, cosa ci dici? La tua mamma pure è coraggiosa, forte? La mia mamma è coraggiosissima e dice sempre che i maschi hanno paura di fare figli. E così li fanno le femmine perché sono più coraggiose. Ecco, e siamo 3-0 per le donne. E quindi poi chi abbiamo? Chi abbiamo? Eccola lei, Polina. Mi chiamo Carmen. Già il nome dice tutto. Quindi, Carmen, che vuoi dirci? La mia mamma è coraggiosa e buona. E perché? Perché? Perché quando le fa male la testa si mette un fazzoletto in testa e continua a fare le faccende di casa. Tira, pulisce, cucina. Invece il mio papà, quando le fa male la testa, si mette un fazzoletto, il fazzoletto ce lo può mettere davanti alla bocca per farci stare zitti. Ah, questo papà che vedo là sotto. Ah, c'è Serena che vuole dire qualcosa, dimmi. Senti, ma chi è questa mamma Giuseppina? Domanda legittima. Mamma Giuseppina era una mamma molto, molto, molto coraggiosa che ha sacrificato la sua vita per salvare quella della figlia. Tutte le mamme morirebbero per salvare i loro figli. Eccolo, tu. Anche i papà morirebbero per salvare i figli. Quelli c'hanno i muscoli. I muscoli ce l'hanno nelle braccia, ma le femmine i muscoli ce l'hanno nella testa. Io l'ho già detto che hanno capito tutto, quindi... Però tu non mi hai detto ancora come ti chiami? Mi chiamo Domenico. E Domenico, cosa mi vuoi dire? La tua mamma è pure coraggiosa?
Sì, è molto coraggiosa. Io ho una zia che è volata in cielo perché è stata molto coraggiosa. E come si chiamava questa zia coraggiosissima? Si chiamava zia Lea Garofalo. Che bravi questi bimbi, bravissimi. Una sorpresa proprio stamattina. Che diciamo? Eh? Evviva le mamme coraggiose! Li avete sentiti? No! Evviva le mamme coraggiose! Adesso sì che li abbiamo